Resident Evil 4. Allora, proseguiamo. Facciamo il nostro, la nostra avventura con Ada. Vai giù, bravo. Mo, aspetta, vediamo se torna su lui. E ci troviamo nella funivia, praticamente. Insomma, nei pressi. Ok, ecco, sta tornando su. Ancora. Però non posso avvicinarmi, se no. Già. Dai, sali. Aspetta che lo faccio venire un po' più avanti, se no ricasca. Ok. Non mi ha lasciato nulla, maledetto. Merda, era vicinissimo. Porca vacca. Dammi un ovetto, ma... Zega. Servirebbe... Ecco. Una pianta, sì, però magari una pianta rossa. Anzi, gialla, sarebbe stato meglio. Vabbè. Sì. Qua sarà pieno. C'è il cappello. No. Mizzega. Ne escono di Plagas qui, eh. Andiamo. Calma. E dai, muori. Non voglio usare la granata per uno solo. Ok. Ok. Allora. Qua. Vado giù, magari. Dobbiamo andare a vedere giù. C'è la macchina da scrivere, ma mi segna anche il negoziante. Ah, forse il negoziante è su. Ok. No, fatemi vedere un attimo di qua. Teoricamente è chiuso, praticamente. Però la porta non si apre, deve essere bloccata. Devo trovare una chiave. Ah, comunque dobbiamo andare di qua. Comunque. Oh. Non lo so. Proprio, non dico come... Sì, no, peggio del gioco base, cioè non mi ricordo proprio una mazza. Allora, il nostro venditore di fiducia... Eccolo qua. Sembra che serve una chiave per funzionare l'ascensore. Ah, ecco perché era in funzione... L'ascensore, la funivia. Chiave di ferro. La chiave però mi sa che servirà per la porta, non per l'ascensore. Oh, erba gialla, ti aspettavo tanto. Così ti posso... Ok. Usare subito. 10 colpi doppietta, ammazza. Allora, carissimo. Welcome. Devo venderti. Got a selection of good... What are you selling? Insomma, mi tagliate. Ce ne liberiamo. Thank you. Poi sì, è vero, lei ha la Blacktail. È vero, come arma. Mm. Poi... Vino. No, occhio di gatto no. Maschera. Okay, e bracciale. Inizia, abbiamo fatto i soldi. Adesso possiamo, sì, comprare la valigetta. Media, che non mi ricordo se è quella massima. E poi quasi quasi tra la mitraglietta e il fucile scelgo il fucile, che però sono già potenziati. Sì, perché non possiamo ottimizzare. Ah, la mitraglietta però a 1.2. Ok,
Capienza 100. No, no, ma prendiamo il fucile, dai. Is that all? Esatto. Devo solo capire dove metterlo. Aspetta. Aspetta, allora possiamo fare. Beh, così. Un po' di. Ok, comprimiamo qui. Sì, così oppure così. Ok, le cure mettiamo qua. Ah, c'ho altri colpi. Mm-hmm. Possiamo fare così. Ok. C'è da cecchino. Ok, lo mettiamo qui. E il fucile. Hai visto, ci sta giusto. Così. Esatto. Thank ok, volendo potremmo comprare anche la medaglietta, ma no, dai. No, no, ho venduto i colpi. No, poi abbiamo troppa roba. Va bene così, carissimo. Come back anytime. Così abbiamo un'arma proprio potente. Allora, vediamo, proviamo, ma non sembra. Sì, infatti. No, no. Devo andare giù, sbloccare la porta. Però fammi vedere qua. Ecco. Quindi la funivia non andava. Non andava in origine salire. È inutile prendere l'ascensore se non porta da nessuna parte. Beh, ovviamente. Però non credo dobbiamo battere Mendez. Non penso. Oh. Anche perché comunque lo sconfiggiamo con Leon. Ah, intanto però salvo che è un po' che non salvo. Ok. Perfetto. Vediamo. Porta non si apre. Sì. La chiave ce l'abbiamo. Ok. Allora, qua c'è un tesoro. Esatto, di lato. Andiamo. Occhio di gatto rosso. Erba gialla. Ok. Ok. E niente, entriamo. Ah, ok. Ah. C'è la signora con la motosega, ok. Uso lui. Ho preso anche quello dietro. Ma che sta tornando. Aspetta. Pensavo che si era già rialzata. Devo usare. Proviamo ancora. Ok. E. Ok. No, la Plagas. Aspetta, facciamo così. Ma lontano subito. Ok. 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 Ma ha avuto il contraccolpo nonostante fosse senza testa. Guarda, guarda, guarda. Vabbè. Aspetta, va. Hai finito di dimenarti? Cioè. No, vabbè, ciao. Ok, grazie. Ok, ricarichiamo anche questo. E anche lei. Ok. Chiave per ascensore, eh? Sì. Oh, qua c'è della bella robetta. Eh no, quindi non c'era Mendez qui, ma giustamente, visto che Mendez lo battiamo con Leon, sarebbe sembrato strano. Incendiaria. Andiamo su.
erba rossa. Colpi pistola. Basta. No, basta. Ok. Troviamo bene. Sì, no. Va bene. Va bene. Allora, usciamo. Anzi, prima di uscire. Allora, mettiamo la cosa qui e questa qua. Ok. Incendiaria. Qui. E munizioni, vai, mitragliette. Mettiamole lì. Va bene. Preso tutto? Sì. Ok, allora torno dal negoziante. Vendo le munizioni di mitraglietta. Invece no, prima devo ammazzare questo. Ok. Ecco. Mamma, no, ma veramente se ne trasformano un casino qua. Ok, vai indietro, bravo. Ok. Dai, permesso. Ok. Altri? Sì. Ma che... Ok, mi è andata un po' di culo. Meno male. Oddio. Ah no, pensavo che era dinamite. Ero già... Bastardi. Olè. Ok. Basta, nient'altro. Bravo. Ah, pensavo scivolava fino giù. Oh, madonna. No. Ok. Ok. Bene. Amico mio. No. Welcome. Ho sbagliato tasto. Allora, vendi. Sono in mitraglietta. E basta, giusto? Sì, esatto. Come back at any time. Sicuramente. Ok. Siamo la chiave. Ho usato chiave per ascensore, vabbè. Per funivia. Dai, scavalchiamo. Okay. E ce ne torniamo su. Vediamo, è un viaggio rapido o... Sì, ok. Viaggio rapido. Allora, vediamo se c'è qualcosa qui. Perfetto. Allora, qua c'erano le due vie, però... Vediamo. C'è qualcosa che brilla. Spinello, fa vedere. Ah, macchina da scrivere, c'è un altro... Ah, c'è il negoziante. Ah, ok, qua non c'è la... Non c'è una parte di mappa, quindi abbiamo solo una via. Forza. Di qua non si passa. Vediamo se... No, giusto per... Così, vediamo. Non si apre. Mi sa che... È qui che si nasconde quel nanerottolo. Ah, quindi sapevano anche di Salazar. Andiamo di qua. Non si apre. Deve essere qualcosa dall'altro lato. E basta, no? Giusto per curiosità.
Vediamo. Munizioni mitraglietta che però non riesco a raggiungere. Ah, ok. Cioè, non appariva nessun input. Andiamo qua. Qua c'è la macchina da scrivere. Ok, ma anche i soldi, eh. Non ha nulla di nuovo, vero? Ok, io controllo sempre, infatti. Non ricordavo neanche più che avevo preso lo spinello. No, qui basta, siamo a posto. Sì, dai, risparmiamo. Che non mi ricordo poi con Ada. Ovviamente sì, saremo anche nel castello, non lo so. Vediamo. Cos'è? Sparare rampino è apparso. Scusa, aspetta. Sparare rampino. Vedi? Può aprire. Se io apro, la porta non si apre, è chiusa. Meglio che mi dia una mossa per trovare quel vagabondo finché c'è tempo. Allora devo sparare rampino. Poi siamo finiti. Ah, forse abbiamo scavalcato, sì. Giustamente. Però qua c'era il gigante. Non penso che ci sarà anche con Ada, Non credo. Sparare rampino. Aspetta, sparare rampino. So perché era in rosso. Io voglio raccogliere prima tutto. A vedere la... Ok. Aspetta che qua c'è... C'è un tesoro. Qui forse. Cos'è? Aspetta. Non vorrei che il rampino in qualche modo fosse collegato. Vediamo dove cavolo è apparso l'input. Qui. Ah, ecco. Spray, primo soccorso, occhio di gatto giallo. Perfetto. Manca, credo, la caraffa. Sì, pare che era la caraffa. Quindi abbiamo preso il tesoro? Esatto. Ah, ma non è quello di prima. No, è un altro. Già, giusto, perché abbiamo il rampino. Possiamo andare su. Siamo sicuri? Aspetta, qua. Ok, qua abbiamo preso. Magari ho saltato, infatti. Dicevo, ma quella? Cos'è? Ah, perché sono andato avanti, grazie. Pensavo di essere tornato indietro, di la verità. Mi ero un attimo perso. Ok, allora aspetta un attimo. No, cioè, sta iniziando a riempirsi anche questa valigetta. Ok, spostiamole così. Perfetto. E adesso abbiamo un bel po' di colpi, dai. Ah, ma senti, ma... Cioè, boh. Io ci provo, però non so. Questo è bello agguerrito, aspetta un attimo. Ok, no, cos'è? No, non volevo questo. Alcune volte. Ok. Aspetta, Se avevo due bombe... Ok,
Ah beh, pensavo peggio. No, francamente pensavo molto peggio. Però ha senso. 10.000. Ha senso perché con Ada, insomma, non è che siamo tutti sti, diciamo, siamo Leon, ecco. Poi arrivati qua con Leon ero messo in una certa maniera. Con Ada si può dire che siamo ancora a inizio gioco, perciò. Ah, è già vero che avevo anche questo. Sì, ho fatto bene a prendere il fucile. Chissà mai, appunto. I forgot some. You guys go on. Ah, ok. Hey, signorita, got a light and some smokes to go with it to make my day? Where's the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine. I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Ok, fine capitolo. Quindi il gigante era un po' come una sorta di boss. Sì. Mi sa. Va bene. Among all the people involved in this, Luis Serra has the least entanglements. He works for no organization, preferring to move on his own. I'm the one who told the organization of his importance. I did it because I like him. His history betrays an enthusiasm I once shared. It was a stroke of luck that I happened to intercept his email for help. It seems he can't trust the police, so he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. At any rate, that's how I managed to find him. Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas. A brilliant scientist. He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Hmm. Too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion. When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen, a sample for evidence. Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts. Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult. I doubt the cult will take kindly to his escape, though. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. Ecco, questo qua è il riassunto di quello che ci ha... Anzi, riassunto, pari quello che ci ha detto. Va bene, rapporto 2, si sono 5, esatto. Li salviamo. Ok. Capitolo 3, immagino, sì, infatti. Ah, ok, nel castello direttamente siamo. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework.
Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him, ASAP. Understood. And that U.S. government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Leon. Alla fine però non lo fa, dai. Recupera il campione. Ok. Siamo nel castello, nel giardino. Ok, non... Ah no, aspetta. Prima di dire che non ci sono tesori. Eccolo qua, il nostro amico. Welcome! Got a selection of good things on. What are you selling? Is that all? Andiamo. Thank you. E poi spinello. Ok. Thank you. What are you buying? Mappa del tesoro, valigetta grande. Ah, e ho visto delle frecce, la balestra. Una normale balestra simile a una pistola. Questa non me la ricordavo. 70.000 però, non potremmo neanche comprarla, neanche se volessi. Capienza 1, 16 di potenza. No, però dai, prendo mappa del tesoro e valigetta grande. Ecco. Ok. Come back anytime. Infatti ho visto qua frecce per balestra, infatti. Però immagino che non siano molto comuni, non lo so. Aspetta, qua no. Mettiamola qua. Ok. Allora, qui abbiamo liberato un po'. Facciamo così. Sì. Abbiamo un sacco di colpi doppietta e pistola, Ok. Dai, così va bene. Sì, possiamo fare anche così, guarda. Infiliamo qui, ok. Sì, dai. Va bene così. Va bene. Ok.